Oggi è una giornata importante, un messaggio di speranza dopo mesi, anni difficili. La ruota non solo dà un messaggio gioioso ai nostri ragazzi, ma identifica il nostro territorio, come è già accaduto per esempio per la città di Barcellona e per altre importanti realtà. Quindi l'abbiamo accolta veramente con speranza, come abbiamo accolto con speranza una serie di iniziative a partire da Piazza Bozzi, che anche quest'anno sarà totalmente illuminata, ma anche per il corso di via Nazario Sauro e via Lorsini, che vedranno l'applicazione di questi ombrelli che anche qui danno gioia, felicità e danno colore alla nostra città. Come sempre ci candidiamo a punto di riferimento per il turismo, eventi e manifestazioni dell'intera regione Abruzzo. Abbiamo una squadra competente che sa quello che fa, io li ringrazio perché ancora una volta hanno saputo stupirci sia noi amministratori che l'intera città, che l'intera cittadinanza. Per quanto riguarda la piazza, che è in adiacenza, abbiamo Piazza del Mare, che è quella dove siamo, che è tecnicamente finita, andremo a completarla nei prossimi giorni, e invece tra qualche giorno, io spero per la fine del mese di giugno, massimo per i primi 4-5 giorni di luglio, scopriremo Piazza Dalmazia. Anche qui un sogno che si realizza, l'avevamo promesso in campagna elettorale, abbiamo tolto un parcheggio, abbiamo tolto un cartodromo, come eravamo abituati a chiamarle, abbiamo regalato la più bella piazza che ci sarà tra Pescara e Ancona. In questo è un giorno particolare, vogliamo appunto far ripartire la città, è giusto che avvenga, lo cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. La ruota è sicuramente un segnale festoso, un segnale gioioso, lo vogliamo regalare, la città lo merita, Giulianova lo merita, così come l'intero centro. Riqualificare questa città per noi era doveroso dopo un periodo buio e ce l'abbiamo messa tutta, e ringraziamo la città che apprezza quello che facciamo. La ruota rimarrà sino a fine agosto, i primi di settembre, e regalerà la possibilità a tutti i turisti di vedere dall'alto la bellezza della nostra fantastica città.